Bene, eccoci insieme anche oggi. In televisione c'è una giusta ritrosia nel promuovere dei prodotti industriali, insomma, ma quando questi vanno a migliorare la vita di tutti noi, in questo caso proprio si parla di vita, insomma, molte remore cascano. Parliamo di una bella storia, quella di uno spin-off universitario di Verona, dell'Ateneo Scaligero, e interessa i pali, la posa, insomma, dei pali della luce lungo le strade. Questi pali della luce sono causa ogni anno di tantissimi incidenti, molti dei quali ovviamente letali. Abbiamo con noi Michael Furlani, che è il CEO, l'amministratore delegato di Atlantec, che è questo spin-off universitario Scaligero, una start-up, un'idea innovativa. Prima però di entrare nel merito, ne parleremo, la faremo vedere anche con un modellino tridimensionale, darei la parola alla regia per un video che inquadra il problema. GTTech is one of the most advanced and accredited engineering offices in Europe for crash and dynamic simulation. Among its 180 employees, GTTech counts several experts working on the revision of the EN1317 and EN12767, which are the European standards for road equipment. The European norm EN12767 led to the development of safer lighting poles. Those new systems appear to be more expensive than the traditional ones, so their use are limited due to the public resources available. By that time, looking at cheaper solutions to increase the safety performance of the lighting pole is always a good move. One of the improvements could come from the optimization of the foundation of the lighting pole. This could lead to a cheaper and still safe product that would be used in a wider way. Foundations play a key role during the crash, as it has been shown by our simulation. Changing the soil conditions would change completely the performance of the poles. Nowadays, national road authorities observe particular attention to better regulate the installation procedures. While great progresses were made on the European norm, there is no procedure on the installation of the lighting poles. Indeed, we are not sure if the installed tested product would work the same way when installed in a different condition. We are nowadays working at European level to complete and detail the installation procedure part of the standard. Due to the weight of the traditional concrete plinths, the shock can be severe. The lighter Atlantec Lux solution has been designed to rotate into the soil when the pole is impacted by the vehicle. This energy absorption makes the soil act like a cushion. We simulated the impact of a car against a traditional pole using the Atlantec foundation. We observed in those simulations that the level of severity decreased. A wider use of this Atlantec Lux foundation would help to preserve human lives. Ecco, è evidente che qua i referenti sono le amministrazioni comunali, l'ANAS, coloro che si occupano, insomma, di strade pubbliche, quindi è bene che sappiano che esiste questa invenzione, questa novità certificata da questo importante ente, nata nel nostro territorio, appunto nata dall'intuizione di alcuni giovani veronesi, perché prima fuori onda con Michael Furlani si parlava proprio del fatto, dice, spesso si parla di cervelli in fuga dall'Italia, qua insomma c'è un'opportunità che abbiamo creato noi. E questa opportunità è questa, insomma, è questo modellino. Allora, spieghiamo un pochino meglio come funziona.
E quali sono i vantaggi per la nostra sicurezza? Certo. Diciamo che la fondazione va a sostituire completamente quelli che sono gli attuali plinti di cemento che vengono usati in tutto il mondo per posare i pali di illuminazione. Una particolarità importante di questo brevetto è la capacità del box superiore di fondazione dell'ospitare sia il palo di illuminazione sia da fungere da pozzetto di ispezione per i cablaggi, quindi è un kit completo per l'installazione dei pali che dà tutta una serie di vantaggi non solo tecnici ma anche di impatto sociale, quindi delle esternalità positive dalla riduzione delle emissioni di CO2 per esempio nella costruzione dei materiali che a fine vita l'acciaio, ricorda, è completamente riciclabile, quindi senza... Quindi non fondazioni in cemento, ma fondazioni in acciaio. Certo. Attualmente, quindi molto più leggere e molto più elastiche. Sì, sì, è proprio la non invasività di questa fondazione che ci ha fatto arrivare a questa ulteriore intuizione. Se noi andiamo a togliere una massa di migliaia di chili alla base del palo, che dove viene impattato da un'auto è molto rigido e risente della mole, del plinto, forse otterremo dei benefici in termini di sicurezza passiva. Ecco, chiedo scusa, prendendo un attimo in mano, è fondamentalmente una vite, cioè va infilato nel terreno così. Esattamente, nella parte sotto il box è di fatto una tecnologia che si rifà alla tecnologia delle fondazioni a vite, quindi è un'unione di un box più una parte di fondazione, può essere veramente installata su molteplici terreni, dalle argille alle sabbie, addirittura le stiamo installando in Sicilia sulla roccia, ed è soprattutto una tecnologia a basso costo, e questo è l'importante, no? Perché la normativa 12.767 ha fatto sviluppare tutta una serie di pali cedevoli a sicurezza passiva che sono molto più costosi rispetto ai tradizionali, motivo per cui in un contesto dove i nostri comuni, gli enti hanno sempre meno risorse pubbliche, questi prodotti stentano ad essere introdotti sul mercato e questo a discapito della nostra sicurezza. L'Istat ci dice che Rispetto ad un palo passivo, definiamolo in questa maniera, la vostra tecnologia quanto costa in meno? Diciamo che si risparmia da un 20 ad un 40% in meno rispetto all'installazione di un palo tradizionale, okay. Mentre un palo a sicurezza passiva, diciamo, viene lavorato con materiali diversi rispetto all'acciaio, spesso si usa l'alluminio, ma è un palo che costa il 500-600% un palo classico tradizionale. 500-600 in più? 500-600% in più. E quindi di fatto stentano ad essere introdotti non solo certo. In Italia ma anche nel sud dell'Europa. Questa tecnologia a basso costo può veramente venire adottata su larga scala contribuendo a ridurre i danni a cose e persone in caso di incidente arrivando a salvare la vita, la nostra vita. Ecco, il vantaggio è anche poi dal punto di vista ecologico, se ho ben capito. Sì. Assolutamente perché sì, perché attualmente... Il cemento è molto più impattante. Tra l'altro mi diceva prima che la nuova normativa introdotta per quanto riguarda la sicurezza stradale comporta anche delle responsabilità per coloro che installano ad esempio i pali. Assolutamente sì, per esempio la nuova legge sul reato di omicidio stradale colposo non aggravato determina tutta una serie di responsabilità per quelli che sono i manutentori e i responsabili delle strade, quindi nella riqualificazione degli impianti non si tratta solo di sostituire una vecchia lampada con una lampada LED, ma si tratta anche di verificare il posizionamento di questi pali, se sono a distanza dal ciglio, se non lo sono vanno protetti, oppure se non lo sono devono essere dei pali cedevoli, installati con delle tecnologie che permettano in caso di incidente di avere delle performance che evitino appunto le morti e i decessi. Ecco, ma questa idea innovativa dove è nata e come vi è nata? È nata veramente da molto lontano, nel vero senso della parola, nel senso che mi ritrovavo a Erbil, la capitale del Kurdistan iracheno, e dove vidi installare impianti di illuminazione, pali di illuminazione in condizioni che oserei definire drammatiche. E da lì è nata un po' la scintilla, l'intuizione, ma perché non pensiamo ad una tecnologia innovativa, veramente smart, che possa sostituirsi a questa pratica? E da lì l'incontro poi con un partner di Venture Capital, 2 anni e mezzo di ricerca e sviluppo passati a fare test, prototipi, il prodotto diciamo è anche cambiato rispetto a come l'ho pensato all'inizio fino a quello che è adesso che è pronto ad andare sul mercato. Quindi è stato un percorso che ci ha permesso di arrivare a fine 2015, inizio 2016 ad un prodotto pronto per il mercato.
Cioè, detto così, pare che vi debba aspettare un luminoso futuro. Parlavamo prima dei cervelli in fuga. Per concludere, è difficile la vita di una start-up in Italia? Serve coraggio, ma i neolaureati, i dottorandi spesso sono di fronte ad un bivio, o fare ricerca o andare all'estero, oppure munirsi di tanto coraggio, un pizzico di pazzia, provarci a creare sviluppo e occupazione qua nel nostro paese. L'ostacolo più grosso è reperire capitali che permettano lo sviluppo industriale o la burocrazia? Entrambi, probabilmente i capitali, perché siamo in un contesto che non è ancora pronto ad ospitare le start-up di casa. E la chiave nel nostro caso è stata la vicinanza di un partner industriale che mi ha trasmesso sia la passione del fare impresa, ma anche quei capitali che in un settore così difficile e tradizionale come quello delle costruzioni sono fondamentali per creare un prodotto, certificarlo e poi andare sul mercato. Grazie, buon lavoro. Grazie. A Michael Furlani, che ricordo essere CEO, vale a dire amministratore delegato di questa startup che si chiama Atlantec, che ha sede nel Veronese, esattamente dove? A Verona, Bonferraro di Sorgà. Proprio Verona. Bassa Veronese. Bassa Veronese. Ma Sorgà è il comune. Sorgà è il comune. L'idea è questa, che si chiama Atlantec come l'azienda. Atlantec Lux è la soluzione per l'illuminazione. Grazie, soluzione che dovrebbe rendere più sicuro il percorrere le nostre strade, il perché lo abbiamo visto, a lui continuiamo ad augurare un buon lavoro. Grazie a voi per averci seguito, alla prossima.